E adesso lo spazio alle donne di scienza, un'astrofisica che ha imparato a fare domande all'universo. Marika Branchesi, nel servizio di Micaela Barilari. Io sono un'astrofisica e mi occupo dei fenomeni esplosivi dell'universo, cioè quei fenomeni che emettono enormi quantità di energia nell'universo. In particolare oggi osserviamo questi fenomeni, come può essere la fusione di due buchi neri o la fusione di due stelle di neutroni attraverso le onde gravitazionali. Marika Branchesi fa parte del team che quelle onde gravitazionali è riuscito a rilevarle 100 anni dopo che Einstein le aveva teorizzate, una scoperta che ha fatto sì che il Time la inserisse nel 2018 tra le 100 persone più influenti del mondo, ricercatrice del Gran Sasso Science Institute e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'astrofisica per lei è stata, si può dire, una risposta. Nel momento della scelta dell'università c'erano tante cose che mi piacevano, avrei voluto fare l'architetto, avrei voluto fare il medico, e mi piaceva però molto la fisica anche e l'astrofisica è stato un qualcosa che mi sembrava come di trovare le risposte nell'universo. Noi siamo piccoli e l'universo così grande ci può permettere di risolvere grandi enigmi anche della nostra vita quotidiana. E le risposte della scienza si addicono alle donne. La scienza è donna perché la scienza permette di rispondere alle domande, e le domande se le fanno sia gli uomini che le donne. Eppure le donne spesso fanno più fatica. Spesso non vengono giudicate per il loro lavoro, ma magari si guarda se sono belle, se sono brutte, come sono vestite, se sono madri, se non lo sono. Quindi molte volte vengono messe in risalto più questioni private rispetto al contributo che danno al progresso, al lavoro e questo secondo me è un qualcosa che dobbiamo cambiare. Un aprire la mente che può portare grandi cambiamenti, è convinta, e non solo nella scienza. Io nel mio lavoro non mi sono mai sentita inferiore a un uomo, né superiore, mi sono sempre sentita alla pari e la diversità è quello che poi permette grandi scoperte e progredire anche nella conoscenza.